Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata molto particolare e molto importante per la divisione Enterprise Business di Samsung, in quanto siamo qua a presentarvi la nuova gamma di prodotti printing, ma soprattutto siamo qua a presentarvi una gamma di prodotti rivoluzionari. Vi do ufficialmente il benvenuto. Questa è la prima tappa di un roadshow che coprirà tre città in Italia. Abbiamo deciso di coprire meglio il territorio, data l'importanza di questo annuncio. Questo annuncio segue quello recentissimo dell'IFA di Berlino. Abbiamo preferito anche replicare un evento specifico in Italia, in quanto reputiamo che la copertura mediatica e anche la share of mouth dei partner, clienti finali e rivenditori sia molto importante, in quanto stiamo per lanciare sul mercato qualcosa di veramente rivoluzionario. Noi tentiamo sempre di applicare il concetto smart a tutte le soluzioni Samsung. Soluzioni, non clicca. Soluzioni molto conosciute in ambito consumer, in ambito mobility e anche in ambito B2B, e sempre più in ambito B2B. E ci piace definire questo concetto quello dello smart office, quindi un'attività produttiva sempre influenzata da tecnologie integrate e che semplificano la vita di utenti, gestori di reti e tutti quelli coinvolti nell'ambito dell'office. Come divisione printing siamo operativi da diversi anni e la prima stampante laser venne prodotta circa 22 anni fa da Samsung. Nel 2012 abbiamo festeggiato il ventennale, quindi una tecnologia assolutamente di casa per Samsung. Ho dei problemi col clicker. E nell'ambito printing Samsung è già riconosciuta in ambito consumer, in ambito B2C. Dobbiamo cambiarlo, grazie, scusate. Ma se analizziamo quello che è la fetta, la percentuale, il fatturato in ambito B2B del printing, cioè del printing totale, l'85% deriva dal mercato business. Ed è per questo che nel 2010, quando Samsung creò la nuova vision decennale, che prevede di avere una Samsung Electronics che entro il 2020 ha il 60% del proprio fatturato derivante dalla parte business e il 40% dalla parte consumer, la divisione printing ha deciso di accelerare ulteriormente l'R&D per tutto quello che riguarda i prodotti e le soluzioni, perché siamo sempre più orientati sulle soluzioni. La Vision 2020 chiaramente non implica il fatto che si disinvesta dal consumer, ma che si investa molto di più in ambito business e si introducano molti nuovi prodotti. Questa innovazione che accompagna Samsung è da sempre orientata al benessere del consumatore, benessere in termini di utilizzo, di facilità, di servizio, di post vendita, eccetera, viene quindi trasferita anche in tutto quello che è l'ecosistema business. E quindi questa customer care, che parte dall'R&D e dalla progettazione e design dei prodotti, viene trasferita in toto anche a tutta la linea dei prodotti business. E vedremo poi nell'arco della mattinata come questi concetti sono poi traslati nella realizzazione dei prodotti, perché in questo caso il consumatore o l'utente finale veste molteplici giacche, quindi sia dall'utente semplice che dall'amministratore di rete, per arrivare poi anche a tutti i partner di canali che devono curare l'installazione e la manutenzione dei prodotti. Forse non tutti sanno che la prima laser venne prodotta 39 anni fa. Questa è un'immagine giusto simbolica. Da allora di strada se n'è fatta, ma tutti i produttori di hardware hanno sempre investito nell'ambito printing in alcuni concetti che sono l'affidabilità del prodotto, il costo di manutenzione del prodotto, il costo di gestione del prodotto, piuttosto che
qualche sforzo rivolto al design stesso del prodotto, quindi la funzionalità e le dimensioni, ingombro, rumorosità. E questi sono ancora i piloni fondamentali di quello che è l'R&D legato ad una stampa in generale per il mondo printing. Samsung, che ha nel suo DNA l'innovazione, ha esteso questi concetti anche ad altri aspetti. E quindi il concetto di mobile e cloud printing è un esempio di come Samsung stia espandendo l'ambito printing anche in altri settori. O possiamo vederla anche al contrario, come molte tecnologie o molte applicazioni stiano virando sempre di più nell'ambito printing, e questo solo ed esclusivamente in casa Samsung. Vi faccio qualche esempio. Nel 2010, quando venne appunto forgiata la Vision 2020, venne creata la prima stampante col Wi-Fi Direct certificato. Quindi non bastava avere un ricevitore Wi-Fi, ma doveva anche essere certificato per tutto quello che era lo standard. Nel 2012 abbiamo lanciato la prima Mobile Printer App, un'app assolutamente gratuita, con la quale l'utente, tramite il suo smartphone, può accedere ad alcune funzionalità della stampante. Ad oggi quest'app conta più di 1 milione di download. L'anno scorso abbiamo lanciato la prima stampante dotata di tecnologia NFC. Come ben sapete, l'NFC è nato per alcuni scopi, più che altro legati a parametri di sicurezza per transazioni, eccetera. Noi l'abbiamo implementato per il dialogo diretto e sempre più smart tra accessori mobile o smartphone e tablet e i nostri devices, per avere l'utente sempre più agevolato in quello che è il suo processo di stampa. Vi faccio alcuni esempi. Se ricevo, non so, un documento che voglio stampare, in alcuni casi molti utenti erano costretti a ripassare via mail, magari tramite PC, eccetera, anche per limitazioni varie. Con l'applicazione NFC, e chiaramente la printer NFC, basta appoggiare lo smartphone al tablet e il documento viene stampato direttamente, senza dover fare ulteriori passaggi. Al CeBIT di quest'anno, quindi sto parlando di marzo, è stata presentata ufficialmente la soluzione cloud printing di Samsung, già operativa in Corea da quest'anno, arriverà in Europa nel 2015, quindi tutto Samsung cloud printing ecosystem è in test in Corea e l'infrastruttura è già stata creata e quindi verrà rilasciato l'anno prossimo in Europa. E ultima, non ultima, è stata acquisita di recente, circa un mese fa, Printeron, che è un'azienda canadese specializzata in soluzioni di cloud printing, quindi sempre più orientati in quello che è uno dei trend che diventerà sempre più fondamentale in ambito printing e in ambito office, la famosa dematerializzazione. Ora, un ulteriore tassello di questa strategia è la nuova gamma, la gamma delle Smart Multi Express. Sono state recentemente annunciate, questo è il lancio ufficiale per l'Italia di questa linea di prodotti veramente innovativa. Quando si parla di innovazione e di stampanti, a volte risulta difficile immaginarsi cosa si può ancora innovare in ambito printing, cosa si può creare, quali sono le applicazioni che si possono realizzare o realmente ci servono. Il DNA di Samsung Electronics ha quindi spinto ulteriormente l'innovazione in ambito printing, generando questa nuova linea di prodotti che ha tutte queste funzionalità tipiche del mondo printing e del mondo multifunction, offrendo agli utenti una svariata serie di possibili utilizzi, quindi con PC, senza PC, da mobile, sempre con la tecnologia NFC, in remoto tramite le nuove soluzioni Printing Samsung e sempre in cloud, dove stiamo sviluppando ulteriori soluzioni andando sempre di più all'integrazione di tutti i prodotti. E quando si parla di integrazione, questo è un chiaro esempio. I pannelli di controllo delle nuove
Multi Express, sono dei, è difficile perché qua si rischiano fuori delle incomprensioni, sono dei 10 pollici touch con, basati sul sistema operativo Android. Non è un tablet incollato sopra, è proprio tutta l'interfaccia integrata nella macchina basata su tecnologia touch derivante dalle nostre, dalla nostra divisione mobile e che sfrutta il sistema operativo Android. Quindi questo offre all'utente o al gestore del sistema un'incredibile serie di personalizzazioni, perché è nell'utilizzo di tutti i giorni lo smartphone piuttosto che il tablet con l'interfaccia di icone e in oltre il 50% dei casi per alcuni devices stiamo parlando proprio di Android come sistema operativo scelto, quindi l'utente si ritrova ad utilizzare un device che ha un'interfaccia assolutamente familiare e che soprattutto offre tutte quelle personalizzazioni che sono già sue in ambito Android per l'utilizzo del proprio smartphone. Quindi posso avere una lista predefinita di utenti che quando arrivano troveranno la propria impostazione in termini di dimensione carattere, del font, le icone, eccetera. Quindi massima familiarità anche con queste interfacce anche in ambito printing. E tutti i vari benefici descritti prima chiaramente possono essere tradotti poi in ulteriori applicazioni. Una delle applicazioni uniche, per esempio, in ambito printing è quello di fare il web print diretto, quindi posso anche navigare dalla mia interfaccia, selezionare una mappa di Google Map o un articolo e stamparlo direttamente come se stessi lavorando col mio device. Chiaramente nell'arco della mattinata avrete modo di toccare con mano queste soluzioni ed avere ulteriori spiegazioni. Tutto questo chiaramente accelera il processo di consumerizzazione dei prodotti e quindi il famoso bring your own device, quindi ogni utente che può accedere col proprio smartphone o tablet anche ai prodotti installati in ufficio, rispettando tutti quelli che sono anche i parametri di sicurezza. Infatti le nuove macchine sono dotate dell'interfaccia NFC Pro, che mette ulteriori livelli di sicurezza in quella che è la connettività tra le applicazioni, tra i device personali e la rete aziendale. Smart Office, come vi dicevo all'inizio, è il concetto che spingiamo sempre ai nostri partner, ai nostri end user, per semplificare la vita in ufficio, e questo è anche il motore dell'R&D di Samsung, quindi la semplificazione abbinata a sempre ulteriori possibilità e maggiori performances dei nostri prodotti. Entriamo ora nello specifico dei prodotti, lascio la parola a Silvia Baccarone che vi illustrerà un po' più in dettaglio come funzionano le nostre macchine. Grazie. Buongiorno a tutti,
Sono veramente molto onorata di essere qui oggi per presentarvi per la prima volta nel concreto la nostra nuova gamma Smart Multi Express. È una gamma veramente innovativa, come richiamava Sergio prima, l'innovazione è il cuore della crescita e la chiave del successo di Samsung nell'ambito B2B. Oggi quello che vogliamo mostrare è qualcosa, è il risultato di un grande sforzo in questo senso e siamo sicuri che ne rimarrete colpiti. E uno degli elementi che costruiscono il successo di Samsung è anche la capacità di ascoltare i feedback dei clienti, di essere attenti alle esigenze del mondo imprenditoriale e di stare attenti a cogliere i segnali degli IT trend. Questo per spiegare un po' come nasce il progetto di Smart Multi Express. Nel 2013 abbiamo fatto una indagine di mercato nell'ambito aziendale e abbiamo chiesto di dire alle aziende di segnalare quali fossero gli elementi distintivi che loro prendevano in considerazione nella scelta delle loro soluzioni di stampa. I clienti hanno indicato i primi posti come una necessità da migliorare, la facilità d'uso e ovviamente non dimenticando la performance e la qualità di stampa che sono i must in ambito printing. Altri elementi molto importanti citati sia dai clienti ma anche dai partner commerciali sono gli elementi come il design e la competitività in termini di costi. Tutti questi sono elementi molto importanti e siamo anche molto consapevoli che le aziende hanno la necessità di gestire i trend come la convergenza di dispositivi mobili all'interno delle loro infrastrutture, hanno la necessità di gestire sempre più il cloud computing, si trovano la complessità di gestire sistemi operativi diversi all'interno delle loro infrastrutture tecnologiche e non ultima la tendenza bring your own device, già prima citata da Sergio. Samsung sempre di più vuole costruire con il suo concetto di smart office un insieme di prodotti e soluzioni volte a rispondere a queste esigenze delle aziende e volte a dare libertà, flessibilità ed efficienza agli utenti dell'ambito lavorativo, quindi dell'ambito office. Questa inoltre per disegnare la nuova gamma di prodotti abbiamo voluto fare veramente un esercizio nuovo, non abbiamo voluto fare un semplice restyling di quello che abbiamo già in gamma, ma abbiamo voluto costruire il nuovo concetto sulla base di tre elementi chiavi che dopo vi andrò a illustrare meglio. E questi tre elementi chiavi sono, prima di tutto, l'interfaccia utente Android, che dà semplicità di uso e, come anticipava prima Sergio, apre un mondo di possibilità estreme, esattamente come l'interfaccia Android nel mondo degli smartphone ha aperto un mondo di app incredibili. La seconda caratteristica di questa nostra gamma è la tecnologia dual performance, cioè un insieme di tecnologie di cui Samsung è proprietaria, insite nella macchina, che permettono ovviamente di far operare la macchina in maniera efficiente, performante e di altissima qualità di output, così come richiesto dalle aziende. E non ultima, la leading mobile technology. Come sapete, Samsung è leader incontrastato nella tecnologia mobile e con l'acquisizione di Printeron e gli investimenti in termini di cloud printing, come annunciato prima da Sergio, sempre più vogliamo posizionare la nostra offerta in termini di prodotti e soluzioni in questo modo. Veniamo ai benefici dell'interfaccia Android. Qui questi tre elementi sono richiamati proprio nella gamma, nel nome della gamma. La gamma si chiama Smart Multi Express, dove Smart richiama l'intelligenza data dal sistema operativo Android, Multi richiama la tecnologia mobile, Express richiama la performance. L'interfaccia Android, come abbiamo detto prima, ha come costruita? Non è un vero e proprio tablet, come specificava Sergio, ma è un'interfaccia
che lo ricorda moltissimo. Analogamente a un tablet c'è questa UX Center, come noi la chiamiamo, cioè User Experience Center, che permette di interagire con la macchina in una maniera estremamente intuitiva, semplice, fruibile, in una maniera assolutamente innovativa rispetto a tutto quello che è stata in passato l'interazione con le periferiche. Come dicevamo, l'interfaccia si appoggia su un display full touch screen da 10.1 pollici. E esattamente come su un tablet, analogamente a un tablet, ha delle modalità di fruizione e di scorrimento delle icone estremamente intuitiva. Vediamo un piccolo video. Come potete vedere, si possono scorrere le schermate, selezionare toccando le icone, si trascinano e si rilasciano, esattamente come si può fare con un'interfaccia di un tablet o di uno smartphone Android. Inoltre abbiamo creato dei widget speciali per richiamare le principali funzioni dei multifunzioni, quindi la copia, la stampa, l'invio dei fax, per citarne alcune. Ad esempio, per inviare un fax è semplicemente necessario sfiorare il widget del fax, digitare il numero di fax a cui voglio inviare il fax e mandare invio. Con un paio di semplici tocchi io ho eseguito la mia operazione. Una cosa veramente innovativa e veramente rende la semplicità di utilizzo di questi dispositivi. L'altro aspetto veramente importante è l'interfaccia Android rende un altro aspetto veramente importante, cioè l'indipendenza di questi dispositivi. Finora tutte le periferiche erano appunto periferiche, erano subordinate all'utilizzo di un altro dispositivo, un PC o anche un dispositivo mobile. Questa nostra nuova gamma di Smart Multi Express può essere anche utilizzata indipendentemente da altri elementi di input. Ossia, noi possiamo direttamente stampare, cercare contenuti dall'interfaccia stessa. Questo perché? Perché l'interfaccia si collega direttamente a internet, l'interfaccia è molto smart, appunto, come dice il nome stesso. Nel caso di, se vogliamo inviare ad esempio un'email, un allegato un'email, posso semplicemente aprire la funzione Scan to Email, selezionare l'indirizzo email e allegare il documento che ho già scansionato sulla macchina oppure che sto scansionando. Molto semplice, molto intuitivo, esattamente come potrei fare dal PC, ma sono direttamente alla macchina. Questo permette un'ampiezza di utilizzi veramente che non erano a disposizione prima d'ora. Anche quando sono necessari formati diversi di layout, noi abbiamo la possibilità di avere un'anteprima reale direttamente sullo schermo della macchina. E questo è un'altra novità. Su altri dispositivi, su dispositivi in generale tramite USB si potevano vedere eventualmente si potevano stampare direttamente solo alcuni contenuti. Qui abbiamo accesso a veramente un'ampia gamma di contenuti, formati di file che noi possiamo visualizzare in anteprima direttamente sul dispositivo, controllare che sia il contenuto che veramente vogliamo stampare o di cui abbiamo bisogno di condividere con qualcuno e utilizzarlo in maniera molto semplice e intuitiva. Come dicevo prima, lo schermo è inoltre ampiamente abilitato alla navigazione su internet, quindi posso aprire il browser e accedere a contenuti come la mia posta elettronica, documenti in cloud, direttamente dalla macchina. Anche in caso di contenuti più
anche in caso di contenuti dalla grafica più elaborata come mappe o disegni di dettaglio specifico, o questa funzione di anteprima e di zoom in, esattamente come da uno smartphone o un tablet, che mi permette di controllare i dettagli e poi posso semplicemente richiamare la stampa del documento. Un'altra cosa molto importante è quello che dicevamo, la possibilità di personalizzare le funzioni esattamente come noi abbiamo sullo smartphone. E questo ha un vantaggio molto ampio. Un utente può accedere alla macchina, creare un suo account personalizzato e costruirsi un profilo, quindi impostare delle funzioni predefinite. Io voglio stampare sempre in fronte retro in un determinato modo, mi creo la mia impostazione già personalizzata, la salvo e tutte le volte che mi loggerò sulla macchina ritroverò le mie impostazioni. Questo ovviamente permette un livello di efficienza maggiore e insperabile in altre soluzioni. Viceversa, nel momento in cui per esigenze di gestione del parco dispositivi il controllore centralizzato, quindi l'IT manager, decidesse di dover limitare le funzioni su alcuni utenti, è ovviamente possibile farlo in maniera molto semplice, molto smart, bloccando quelle che sono le funzioni e rimuovendo quelle che sono le funzioni. Il concetto di customizzazione o scalabilità è l'altro concetto fortissimo che l'interfaccia Android ci permette. Attualmente abbiamo disponibili 13 applicazioni e 6 widget che coprono, diciamo così, le principali funzionalità solitamente utilizzate in ambito Office, sui multifunzione. Prossimamente lanceremo uno store dedicato al mondo printing con applicazioni certificate per il mondo printing, quindi non sarà uno store tipo Google, sarà uno store dedicato al mondo printing Samsung, e lì le possibilità sono veramente infinite perché verranno rilasciati gli SDK e ci sarà la possibilità di creare applicazioni personalizzate. E questa è veramente un elemento decisamente innovatore nel mondo del printing solution. Questi sono gli elementi che fondano veramente il nostro concetto di smart office e siamo convinti che rivoluzioneranno il modo in cui interagiremo con queste macchine. Non dimentichiamoci delle prestazioni. Abbiamo visto come al secondo posto, dopo la facilità d'uso, le prestazioni sono l'elemento che le aziende guardano ovviamente e valutano per scegliere i dispositivi. Con la gamma Smart Multi Express abbiamo un range completo dalla 4 alla 3, con velocità che vanno dalla 22 pagine monocromatica e colori in A3 fino alla 53 pagine in A4. Che è molto veloce, tutti con gli stessi elementi distintivi, la stessa interfaccia, e questo permette all'interno delle aziende di modulare le esigenze di stampa dei singoli uffici, ma mantenendo la stessa semplicità d'uso e la stessa piattaforma. E con notevoli ovviamente vantaggi in termini di settaggi, ottimizzazione e gestione del parco macchine. Parliamo di quelle che sono le prestazioni, appunto. Abbiamo detto e sappiamo perfettamente che gli elementi che andranno sempre a delineare la performance di un multifunzione sono la velocità di scansione, la velocità di stampa e ovviamente la qualità del colore dell'output. Andiamo a vedere come Samsung risponde nella nostra gamma di Smart Multi Express con delle tecnologie, mettendo a bordo delle macchine delle tecnologie proprietarie, risponde a queste esigenze. Per quanto riguarda la necessità della velocità di scansione, abbiamo una tecnologia che si chiama Ultra Fast Dual Scan. Abbiamo poi la nostra tecnologia proprietaria di Dual Core CPU, quindi
processore dual core. E infine, per l'ottimizzazione grafica, abbiamo il nostro motore Render Engine for Color Pages abbinato a una risoluzione ottica di 1200x1200 dpi. La velocità di scansione, come dicevamo, è garantita da una doppia ottica di scansione nell'ADF, che permette di scansionare in tempo reale, nello stesso momento, sia il fronte sia il retro di un documento. Questo ci permette di arrivare fino a una velocità di 120 immagini per minuto dall'ADF, dal dual scan feeder, e in un ambito di dematerializzazione come richiamava prima Sergio, in cui sempre più c'è la necessità di scansire, questa è una caratteristica estremamente importante. Per quanto riguarda poi la velocità di stampa, un elemento importante da tenere in considerazione è l'ampiezza dei file che devono essere mandati in stampa. Le velocità dichiarate dai produttori sono basate su degli standard di file molto semplici. In realtà, se noi mandiamo in stampa un file molto complesso, come ad esempio le slide di questa presentazione, abbiamo bisogno di una potenza di calcolo superiore per ottenere un job in tempi rapidi. La nostra tecnologia Dual Core CPU, basata su due nuclei che lavorano in parallelo, permette di ottenere risultati più veloci, fino all'uno, una volta e mezza più veloci rispetto alla stessa capacità, ma basata su singolo core. E come sapete, Samsung è produttore di semiconduttori, quindi è tutta tecnologia proprietaria Samsung, di cui siamo estremamente orgogliosi. Infine, come dicevamo, per garantire qualità professionali nell'output di stampa, abbiamo un'ottica 1200x1200 dpi abbinata alla nostra tecnologia RCP, Rendering Engine for Clean Pages. Questo permette che cosa, semplicemente? Permette di avere dettagli nitidi, puliti, perfino nei disegni tecnici più complessi o nei grafici più articolati. E questo è un output veramente importante per chi vive del lavoro di queste cose. E anche in termini di colore, il nostro motore RCP ci permette di ottimizzare il colore, che viene poi ovviamente esaltato dalla tecnologia polimeri del nostro toner. Sono particelle rotonde che lasciano una finitura lucida sulla pagina quando viene stampata, e permettono di avere un output veramente di altissima qualità. E questo è il riassunto di quanto detto finora. Arriviamo finalmente a parlare dell'aspetto multi di Smart Multi Express, ossia delle infinite possibilità aperte dal mondo delle tecnologie NFC. Vorrei parlarvi di un po' della magia di Near Field Communication. Come richiamava prima Sergio, l'anno scorso abbiamo lanciato in un evento, tra l'altro stampa, dedicato italiano, a cui molti di voi penso fossero presenti, la gamma di stampanti NFC per il segmento consumer. Quest'anno, con Smart Multi Express e con l'accessorio NFC Pro, per cui la nostra gamma Smart Multi Express è già predisposto, intendiamo alzare il livello e portare lo stesso livello di esperienza anche in ambito office, anche in ambito business. Ovviamente l'accessorio NFC Pro si differenzia dall'NFC usato nella tecnologia e nei prodotti consumer per il fatto che è una tecnologia attiva. Cosa significa? Significa che ci permette di fare una serie di cose che prima non erano possibili. Cose come autenticazione, abilitazione del mobile printing e in contesti di reti aziendali complessi, e un altro aspetto molto importante è la configurazione di dispositivi, e questo per gli amministratori di sistema è un aspetto rivoluzionario.
tramite la tecnologia NFC Pro noi possiamo andare a clonare le impostazioni di sistema di una macchina dall'una all'altra, semplicemente appoggiando un dispositivo mobile sul tag NFC. E questo è un altro elemento esclusivo di Samsung, innovatore e rivoluzionario, che tende a migliorare la qualità e l'esperienza di utilizzo e di fruizione di questi dispositivi all'interno di contesti aziendali. Vorrei solo farvi richiamare, giusto per contestualizzare come l'interazione tra device con la tecnologia NFC Pro possiamo fare un parallelismo tra l'interazione che esiste tra gli smartphone con tecnologia NFC e i wearable, la nuova gamma di wearable che Samsung ha appena lanciato. La stessa fruizione di contenuti, condivisione e, diciamo così, esperienza estesa, no? Da un device all'altro, la stesso tipo di esperienza lo vogliamo riportare in ambito office, ovviamente dedicando applicazioni e utilizzi a quelli che sono importanti e che sono valutati come preziosi da parte degli utenti business, come abbiamo visto prima, l'autenticazione e la clonazione dei settaggi. Ultimo, ma non per ultimo, l'attenzione ai costi, dicevamo. Abbiamo aumentato il tamburo e la durata del tamburo e dei toner su questi dispositivi, e fino al 40% in più di resa sul toner, quindi fino a un toner ad alta capacità fino a 35.000 pagine e un drama fino a 200.000 pagine. Cosa vuol dire questo in termini tecnici? I nostri partner saranno molto entusiasti di questo, perché vuol dire minor manutenzione, un allungamento del ciclo di vita del prodotto e minori costi di gestione da parte delle aziende. Concluderei parlando del design, che uno degli obiettivi chiave, uno degli elementi su cui Samsung si concentra sempre su tutte le categorie di prodotto. In multifunzione sono densi di tecnologia dentro, ma noi abbiamo voluto su questa gamma aggiungere un tocco di semplicità e quindi e di eleganza. E ovviamente questo è stato premiato anche dall'International Design Excellence Award, che ha premiato appunto la nostra interfaccia smart, di cui abbiamo parlato prima, e anche il nostro concetto di split design, con la parte superiore dei dispositivi nera, elegante e touch, e la parte inferiore dedicata allo storage. E concludo lasciando la parola a Paolo Vezzosi, che è il nostro collega del Product and Solution, che vi illustrerà quelli che sono gli sviluppi possibili della piattaforma Android. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questo evento di lancio della nuova gamma di stampanti. La mia presentazione sarà molto breve. Mi presento, Paolo Vezzosi, lavoro nella divisione Product and Solutions di Samsung Italia. Di che cosa ci occupiamo all'interno di questa divisione? Sostanzialmente una divisione tecnica in cui ingegnerizziamo e sviluppiamo servizi innovativi a supporto di tutti i prodotti B2B che Samsung Electronics commercializza nel mercato italiano. Quindi cerchiamo di dare un valore aggiunto in termini di servizi e di soluzioni ai nostri bellissimi prodotti che già ci arrivano da casa madre. Un breve cenno per quanto riguarda il cloud printing. Si sente ultimamente parlare sempre di più di servizi in cloud, ma questo cloud alla fine che cosa è? Beh, sostanzialmente, se lo applichiamo al concetto delle stampanti, io senza la necessità di avere con me un PC o uno smartphone o un tablet, direttamente dal bellissimo schermo della stampante, dallo schermo a 10 pollici, posso accedere a Dropbox, posso accedere alla cartella di rete, recuperare i miei documenti e stampare direttamente ovunque io mi trovi. Ad esempio, se io ho un file nella mia cartella di rete nell'ufficio di Milano, ma io sono fisicamente a Roma, posso tranquillamente accedere al mio account Dropbox o alla cartella di rete e stampare il documento, senza avere dietro con me né il PC né lo smartphone. Questa è l'innovazione, questa è la semplificazione.
Un altro concetto molto importante è quello di poter modificare e visualizzare l'anteprima di stampa direttamente sul tablet della stampante. La stampante sarà dotata di un proprio application store, vuol dire che io posso installare il Polaris Office, l'Office 360, posso quindi andare ad apportare delle modifiche alle mie slide, delle correzioni, visualizzare un'anteprima di stampa reale di quello che poi effettivamente andrà stampato. Fino ad oggi questo non era possibile, io dovevo comunque utilizzare il mio personal computer per andare a visualizzare l'anteprima e modificare le slide oppure una lista di testuale prima di andarla a stampare. Se devo apportare una correzione, se manca una virgola, se manca una parola, lo posso fare direttamente dal display touch capacitivo della stampante. Un altro concetto molto molto importante è legato ai servizi di convergenza, quindi l'integrazione tra la stampante e i prodotti mobile. Come sapete, Samsung è leader nel mercato delle stampanti, ma ovviamente anche nel mercato degli smartphone e dei tablet. I nostri prodotti mobile, anche di fascia bassa, sono dotati di tecnologia NFC, Near Field Communication. Noi la usiamo quotidianamente nel nostro building, nella sede di Cernusco e in tutte le altre sedi. Il concetto qui è molto semplice: io lancio in stampa un documento dal mio personal computer, se ci rifacciamo al classico metodo di stampa, dopodiché vado a recuperare la stampa in una qualsiasi stampante, in un qualsiasi edificio della mia azienda, a Milano, a Roma, a Torino, non ha nessuna importanza. Io mi avvicino alla stampante, tiro fuori il telefono dalla tasca, lo appoggio alla stampante stessa, effettuo l'autenticazione e i fogli vengono stampati. Questo è un vantaggio enorme perché innanzitutto il manager tiene traccia di tutto quello che è la stampa dei il manager IT, dei documenti e del consumo di carta. La stampa fisicamente esce dalla stampante solamente quando l'utente è davanti ad essa. Questo è molto importante dal punto di vista della sicurezza, perché io non voglio che i miei documenti vengano prelevati a qualcun altro. Quante volte ci è capitato di lanciare in stampa dei documenti e poi dimenticarci in quale stampante li abbiamo lanciati, quante volte magari ci hanno richiamato e abbiamo iniziato altre attività e non siamo più andati a prendere quei documenti. Questa è queste poli di sicurezza sono estremamente importanti, soprattutto nelle medie e grandi aziende come la nostra. Vi posso assicurare che noi la utilizziamo tutti i giorni. Un altro servizio molto importante, legato sempre alla convergenza tra mondo mobile e printing, è quello di poter utilizzare i display dei nostri prodotti dotati di tecnologia Wacom, quindi della gamma Galaxy Note, per andare ad apporre la firma di un contratto praticamente in tempo reale e lanciare la stampa. Racconto brevemente questo scenario che ci siamo immaginati. Io mi trovo nella sede di Milano, effettuo la scansione di un documento e devo farlo firmare ad un mio collega piuttosto che a una terza parte che si trova in un'altra sede, supponiamo nell'ufficio di Roma. Effettuo la scansione del documento, lo invio nella cartella di rete, il collega preleva il documento, lo firma direttamente sul Galaxy Note. Dopodiché il documento si trova già nel cloud, a quel punto io posso direttamente, in pochissimi minuti, andare a ristamparlo direttamente firmato sulla stessa stampante da cui ho effettuato la scansione. Tutto questo senza l'ausilio di un personal computer, in questo caso è chiaramente necessario un tablet o comunque uno smartphone dotato di tecnologia Wacom, ma capite che il processo di scansionamento e firma grafometrica si semplifica notevolmente, diventa molto molto più smart, molto molto più veloce. Brevemente ci saranno poi applicazioni ottimizzate per i nostri prodotti smartphone e tablet per gestire tutto il parco stampanti da remoto. Vuol dire che io IT manager posso collegarmi a tutte le sedi che ho sparse sul territorio nazionale o internazionale e vedere lo stato delle mie stampanti, eventuali guasti, posso vedere chi ha stampato di più, chi ha stampato di meno, chi ha colori, chi in bianco e nero, verificare e modificare le autorizzazioni di stampa. Concludo con una slide, diciamo, abbastanza provocatoria e innovativa. Noi, come sapete, siamo leader anche nel mercato del Digital Signage. Digital Signage sostanzialmente
come applicabo, come lo applichiamo ai punti vendita, quindi grazie ai nostri LFD, grazie a questi fantastici video wall, ce lo siamo immaginato applicato anche alle stampanti. Questi sono gli use case che noi effettivamente testiamo, utilizziamo nella nostra azienda. Allora ci siamo chiesti, ma la stampante, va bene, quando sta stampando sta eseguendo ottimamente il proprio compito, il proprio lavoro, ma nel momento in cui è in fase di idle, la stampante è comunque presente in ufficio, c'è questo bellissimo schermo a 10 pollici, perché non sfruttarlo per diffondere, per divulgare una comunicazione ai dipendenti? Ad esempio sullo schermo potrebbero essere divulgate informazioni pubblicitarie oppure informazioni dell'HR. Qual è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è che questo tipo di comunicazione può essere controllato da remoto e modificato in tempo reale. Immaginiamoci ad esempio che su questi schermi ci sia una comunicazione importante delle risorse umane. Sappiamo che tutti siamo ormai pieni di mail da leggere, abbiamo 10, 100, 1000 mail da leggere al giorno, magari ci può scappare qualcosa. Le comunicazioni veramente importanti, se veicolate su un oggetto di questo tipo, sicuramente verranno lette dal dipendente, sicuramente la percentuale di lettura sarà molto molto più alta, perché la stampante si trova fisicamente in ufficio e prima o poi il dipendente andrà a stampare un documento. Piuttosto che ci possiamo immaginare chiaramente tutta un'altra serie di scenari in cui veicoliamo un qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario. Questa, come ho detto, è un po' una provocazione, ma sono effettivamente use case reali, non stiamo raccontando cose fasulle, anzi, ed è un ottimo esempio di convergenza tra mondo mobile e mondo printing. Io vi ringrazio per l'attenzione e richiamo sul palco il collega Sergio per i saluti. Allora, siamo arrivati al termine delle presentazioni. Adesso è il momento di passare dalla fase virtuale alla fase reale, quindi i prodotti sono disponibili per le dimostrazioni. Noi siamo disponibili per ulteriori chiarimenti tecnici, dettagli, per eventuali interviste, e dopodiché serviremo anche un pranzo buffet, quindi siete tutti graditi ospiti. Io vi ringrazio ancora a nome di Samsung per la vostra partecipazione e spero che vi abbiamo trasferito l'orgoglio e l'eccitazione di questo lancio, perché innovare dove si pensava impossibile farlo è sempre difficile, ma assolutamente realizzabile, come spero avrete avuto modo di vedere. Grazie ancora e ci vediamo nella sala del... Grazie.